Benvenuti! Ho deciso di creare una nuova rubrica, step by step, a partire dalle basi del motociclismo fino ad arrivare alle manovre più complicate. Io sono Daniele Leva e questa è Motocicletta Team. Ovviamente le basi per alcuni non sono le basi di altri. C'è quello un po' più esperto, c'è chi va in moto fin da bambino, c'è chi è iniziato da poco e c'è chi invece è un po' più predisposto di altri. Onde evitare discorsi dilungamenti, siccome è una rubrica che parte proprio con questo primo video, partiremo proprio dall'inizio, come se questa fosse la prima volta che io mi approccio con una motocicletta. Mi sono dovuto mettere gli occhiali perché c'è un sole fantastico oggi, solo che non riesco a vedere e stare dritto con la testa. Allora, ovviamente la prima cosa che succede quando noi ci approcciamo per la prima volta alla moto, oltre che guardare e toccarla, magari vogliamo tirarla giù dal cavalletto. Possiamo essere impressionati dalla mole della moto e dal suo peso, che sicuramente sarà più pesante di noi. Allora, il discorso non è essere alti, forti o particolarmente esperti, ma è semplicemente adoperare la tecnica giusta per muovere e spostare poi la moto in tutta sicurezza. La tecnica giusta per evitare sbilanciamenti improvvisi della moto, eventuali cadute della moto, è molto semplice. Impugno, manopola e, se ce l'abbiamo, la maniglia qua sul posteriore, guardo avanti, non per terra, ma guardo avanti alla moto e spingo. Guardando avanti, la moto rimarrà perfettamente in equilibrio. Lo faccio rivedere da questo lato. Guardo avanti, impugno e spingo. Come vedete, io posso guardare avanti, tenere con una mano e parlare, e la moto rimane perfettamente in equilibrio. È quasi istintivo, se guardo avanti, tenere la moto dritta. Io la sto tenendo con due dita, non so se si riesce a vedere, e non ho nessun problema a tenere la moto. Lo stesso discorso vale anche per tirarla sul cavalletto. Può sembrare pesante, perché in effetti siamo sull'orlo di 250 kg per questa moto, ma io vi garantisco che non bisogna essere pesanti come sono io o particolarmente forti per alzarla sul cavalletto. È lo stesso trucco. Mi appoggio sul cavalletto centrale, impugno la moto dalla manopola e da dietro se ce l'abbiamo, guardo avanti e semplicemente spingo con la gamba sul cavalletto senza alzarmi di peso o sbilanciarmi, andare in avanti o fare chissà quali manovre. Già così possiamo vedere che io non l'ho tirata su, ma già semplicemente appoggiando il piede sul cavalletto la moto rimane ferma. Allora, guardo avanti e spingo. Può sembrare difficile, ma provate. Considerate bene i pesi, guardate avanti e fate questo esercizio. Vi faccio vedere anche la prospettiva dei piedi e come muovo i piedi. Ovviamente adesso non mi vedete, io guardo avanti. Io per un'abitudine metto un piede qui, ma per il semplice fatto che nel mio garage il cavalletto scivola, quindi a volte, spostando la moto, il cavalletto scivola e rimane aperto. Quindi io appoggio semplicemente il piede, guardo avanti, spingo e scendo dal cavalletto. Il discorso, che può sembrare più difficile di tirarla su, in realtà è molto semplice. Stesso discorso, guarda avanti. Come vedrete, io darò pochissima forza, non alzerò neanche questa gamba, quindi non andrò di peso sul cavalletto. Guarda avanti e spingo sul cavalletto. Una volta capita la tecnica per tirare giù la moto dal cavalletto e risalirla sul cavalletto, dobbiamo magari spostare questa moto. Il trucco, chiamiamolo trucco, la tecnica è la stessa. Non l'ho detto prima perché è ovvio, scontato. Quando scendiamo la moto dal cavalletto, se abbiamo il cavalletto laterale aperto, alcune moto possono magari
urtare col cavalletto laterale per terra, perché sono particolarmente pesanti e quindi ci potrebbero sbilanciare dall'altra parte, o magari lo urtiamo, il cavalletto si chiude, siamo convinti che sia aperto, lo andiamo ad appoggiare e invece magari ci può cadere sopra. Quindi ricordiamoci, perlomeno è una cosa che faccio io, non voglio insegnare niente a nessuno, è un'accortezza che ho io nel fare questa manovra. Quindi tolgo il cavalletto laterale, rimetto il cavalletto laterale. Allora, per spostare una moto, se siamo alle prime armi, è la nostra prima moto, molti potrebbero dire vado dall'altra parte, perché così se mi sbilancio rimane il cavalletto aperto e quindi la moto si appoggia sul cavalletto. Ecco, io lo sconsiglio, preferisco avere tutto sotto controllo, perché nel spostare la moto posso urtare un po' d'erba, il cavalletto si chiude, magari anche in questo caso non ce ne accorgiamo e la moto può cadere. Allora io consiglio, poi ognuno rende propria la sua tecnica e fa quello che vuole, tolgo il cavalletto, evito l'intralcio, impugno il manubrio della moto, guardo avanti e la sposto. Adesso giro intorno alla telecamera, voi non mi vedrete. Adesso cerco di prendere un'altra prospettiva, così magari vediamo quante manovre si riescono a fare tenendo lo sguardo all'orizzonte e quanto è facile spostare la moto. Ho voluto mettere anche un ostacolo, questa vecchia gomma con col cerchione, per farvi capire che è veramente più facile di quello che sembra spostare una moto utilizzando la giusta tecnica. Mani sul manubrio. Un altro consiglio è magari tenere un dito sul freno, che ci può essere utile per fermarci o se c'è un po' di pendenza. Guarda sempre avanti. Ricordiamoci che la moto va dove noi guardiamo. Ovviamente posso andare anche indietro. Voglio andare indietro, posso fare anche così. Guardo dove devo andare. Se guardiamo avanti, se andiamo avanti, se guardiamo indietro, se andiamo indietro e quindi non per terra o intorno, sarà molto, è molto remota la possibilità che la moto ci si sbilanci fuori o addirittura addosso a noi. Fate un po' di prove a casa, nel garage, se magari non vi fidate, avete un po' di erba, mettetevi sull'erba, così in caso di caduta i danni saranno molto limitati. Adesso andiamo a vedere cosa succede se incontro un ostacolo, che può essere una buca o un dosso, ma con la posizione giusta, guardando sempre all'orizzonte, non succederà niente. Per la maggior parte può sembrare un esercizio banale, ma per molti altri questi sono consigli pressoché, non dico vitali, ma molto utili per avere molta più dimestichezza e meno paura della mole della moto. Ovviamente se io ho un motorino che pesa 80 kg sarà molto più facile, magari tutte queste accortezze non serviranno, ma se io ho una moto che supera abbondantemente i 200 kg, magari io non sono molto alto o magari sono particolarmente magro, non ho una grande prestanza fisica, ho un po' di fiatone. Ovviamente utilizzando la tecnica giusta diventa tutto molto più facile. Allora, per oggi è tutto, quindi spero che questo video vi sia piaciuto, più che altro vi sia stato utile. Se vi va mettete un like, iscrivetevi se non vi siete iscritti e attivate la campanellina delle notifiche. Se avete domande e
perplessità, o magari non vi è piaciuto il video, scrivetemelo nei commenti, così interagiamo insieme. E magari se avete una richiesta particolare, lo andrò a vedere più avanti nei video. Ciao!